Allora, siamo in compagnia di Marco, grazie Marco per essere qui con noi, perché rappresenti una delle startup presenti in questa edizione di Ecomondo. Allora, cosa fate di bello? Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Noi abbiamo creato un dispositivo che in pratica tratta tutta la materia organica, compreso il rifiuto solido urbano, anche lo sfalcio, le potature dei giardini, e li trasforma in un ottimo fertilizzante per l'ambiente utilizzato in agricoltura oppure in un combustibile solido secondario. Otteniamo anche della frazione liquida che utilizziamo per estratto l'idrogeno e creare elettricità. Cosa significa per voi Ecomondo? Ecomondo per noi è una vetrina molto interessante, è un ambito di partecipazione, di espressione di tutte quelle realtà che comunque in Italia riescono a portare sviluppo e sostenibilità molto molto importanti. Marco, infine, curiosità, dove nasce la vostra startup e quando? La nostra startup nasce 4-5 anni fa in Liguria, a Savona, e l'obiettivo che ci eravamo proposti era quello di far funzionare un dispositivo che non desse impatto sull'ambiente, perché non emettiamo CO2, non emettiamo fumi, ambienti oppure inquinanti. Marco, grazie per la tua testimonianza e in bocca al lupo e buon Ecomondo, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.